La grande comunità rumena del Marcianese ha celebrato al Teatro Concordia la propria festa nazionale. Un 1° dicembre dedicato alla festa nazionale romena qui a Marciano al Teatro Concordia, un Teatro Concordia troppo piccolo per tutta la gente che è arrivata, grande festa. Virgilio Lipparoni ci parli un po' di questa terza edizione. Sì, mi occupo dell'organizzazione di questa festa ormai da 3 anni come assessore, diciamo, con delega all'integrazione. Come amministrazione riteniamo particolarmente importante creare queste occasioni di incontro in quanto, come risulta dall'ultimo censimento, la nostra popolazione, no, che è di circa 18.700 abitanti, di questi oltre 2.400 sono immigrati e di questi oltre la metà sono romeni. Quindi tutto questo rende fondamentale cercare dei momenti di incontro e di scambio con queste realtà, a cominciare, diciamo, dalla comunità più numerosa. A Marciano il presidente dell'associazione Romeni è Nicola. Nicola, uno sta qui da quanti anni è qui a Marciano? Da 94, da un pezzo, insomma. Ormai un marcianese è doc. Tra un po' c'ho più anni di qua che a Romania, in poche parole. E come, diciamo, come è radicata quella, la vostra comunità qui a Marciano? Come si trova e qual è il rapporto con le altre, diciamo, con la comunità? Cioè, noi ci troviamo bene, oramai siamo integrati già, siamo integrati in comunità. Cioè, siamo rapporti con l'associazione delle altre associazioni, diciamo, che stanno di qua, quindi stiamo a un buon passo, diciamo, per quanto riguarda l'integrazione delle persone. Cristian, eccolo qui, è il presidente dell'associazione Romeni della provincia di Perugia. Quanti sono i comitati che avete distribuito nella provincia e quanto il numero complessivo? Buonasera, i rumeni in Umbria sono intorno a 30.000, parlo di quelli che sono iscritti regolarmente all'ufficio anagrafe, e in provincia di Perugia stiamo intorno a 18.000. Una grande comunità ce l'abbiamo proprio qui a Marciano, circa 1.200 rumeni, che sono quasi 6% della popolazione. In Perugia è la prima comunità straniera più numerosa. Lo chiedo anche a lei, qual è il rapporto, diciamo, al di là di tutto, com'è il rapporto con la comunità locale, insomma, con i marcianesi, i perugini, insomma, con la comunità umbra? Posso dire che ci consideriamo integrati, perché integrazione significa anche fare parte di una comunità, partecipare attivo alla vita sociopolitica del comune di quale facciamo parte. E ci consideriamo proprio integrati. Il 9 dicembre è in programma le elezioni per il nuovo Parlamento rumeno. Qui cosa state facendo e come si può votare? Il 9 dicembre dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera tutti i rumeni che sono residenti in Italia possono votare in Santa Lucia numero 2 vicino all'Umbria Acque. E spero e faccio un appello di presentarsi numerosi.